sappiamo ancora come saranno le vacanze estive, ma comunque un contributo concreto possiamo darlo tutti per evitare che le nostre spiagge siano così. La chiameranno Viaggio in Italia, la nuova campagna con l'obiettivo di incentivare il turismo italiano nel bel paese. Lo avrebbero detto il Premier Conte e il Ministro Franceschini durante l'incontro con gli enti locali. Per incentivare a muoversi in Italia saranno stanziati tra i 500 e i 600 euro a famiglia da spendere in turismo a casa nostra. Una prima mossa per aiutare il settore che, come gran parte della nostra economia, è e sarà fortemente provato dalla crisi da coronavirus. Perché se l'Italia nel 2019 è stata il quinto paese più visitato al mondo, con 94 milioni di stranieri e dà lavoro ad 1,5 milioni di addetti, il futuro prossimo è davvero a rischio e tutto da pianificare. Intanto Federalberghi chiede lo stato di crisi perché le 27.000 imprese alberghiere, con un'attività che vale 20 miliardi di euro all'anno e che oggi ha il 95% degli hotel chiusi e i ricavi azzerati, arriverà a perdite stimate tra il 60 e il 70%. E a chiedere ascolto e aiuto per pianificare in sicurezza la fase 2 sono anche i parchi gioco italiani. A presentare un piano di riaperture estive in sicurezza è Gardaland, 3 milioni di visitatori all'anno e un terzo del fatturato dei parchi italiani, con un indotto che coinvolge 350 strutture nel territorio. Gli ampi spazi, combinati ad un numero controllato di accessi, alla selezione delle attrazioni e degli spettacoli rigorosamente all'esterno e all'applicazione di un severo protocollo di sicurezza realizzato insieme ad enti ed esperti del campo, sono delle variabili che assicurano la messa in sicurezza del parco.